è stata la prima partita ufficiale che abbiamo fatto un buon ritmo, una buona gara, abbiamo cercato di girare la palla, però diciamo dobbiamo essere meno precipitosi e avere più pazienza, soprattutto quando le squadre si chiudono come loro 5 dietro, bisogna fargli prima possibile il gol e poi esce un altro tipo di partita, però come prima partita, oggi abbiamo fatto 18 giorni di lavoro, sono contento, mi dispiace per il risultato, per non passare il turno, perché il passaggio di turno ci permetteva di fare un'altra settimana di lavoro e facciamo un'altra partita di Coppa Italia, prendiamo più ritmo sicuramente, però sono contento della prestazione e soprattutto della condizione fisica che sta crescendo, questo sicuramente con la condizione fisica abbiamo più brillantezza, abbiamo più fluidità di manovra in attacco, sicuramente riusciamo a fare meglio. Abbiamo avuto oggi 3-4 palle gol tra calcio d'angolo e un palo preso, credo che quando ci fai gol poi esce un'altra partita, però bisogna avere pazienza e bisogna anche negli ultimi 30 metri trovare una giocata individuale, che forse secondo me oggi è quella che ci è mancata, però sono contento per i ragazzi, per la crescita, perché io alla fine, tornati per, siamo 18 giorni che lavoriamo insieme, è stata la prima partita ufficiale, sono contento per la condizione fisica, mi dispiace per il non passaggio del turno, questo sicuramente. Ma credo che in questo momento abbiamo De Luca fuori, abbiamo Lettieri, abbiamo preso, quando completiamo il parco in attacco abbiamo tutti i calciatori che possono fare un tempo, essere cambiati e dare freschezza in avanti, perché alla fine la vivacità in avanti ci permette a noi di sbloccare il risultato, questo sicuramente. Credo che bisogna crescere dal punto di vista fisico e intesa di squadra, perché adesso siamo tornati bene, siamo da 18 giorni insieme, la squadra la stiamo completando settimana dopo settimana, ci fa bene che il campionato incomincia il 18 settembre, perché alla fine abbiamo un mese di tempo per lavorare insieme e cresciamo come gruppo, come squadra, come mentalità, e credo questo qua sicuramente il Catania, quando incomincia il campionato troviamo un Catania diverso sulle gambe e sulla testa. Io penso la concentrazione, no, perché eravamo concentrati, vogliosi di passare il turno, poi si sa che quando si arriva ai calci di rigore è una lotteria, siamo arrivati a 10 rigori, mai successo forse, però la prestazione c'è stata, il primo tempo siamo partiti bene, potevamo trovare il gol, c'è stato il palo, il portiere ha fatto qualche parata importante, il secondo tempo la lucidità si è fatta sentire, perché non dimentichiamoci che noi siamo partiti 10 giorni dietro agli altri, ma questo non deve essere un alibi. Però ci serve questa partita qua, ci serve da spunto per quello che troveremo ogni domenica. Io già lo sapevo perché l'ho fatto recentemente negli anni scorsi, quindi so che sarà così sicuramente, non ci metteranno il tappeto rosso. Però ho visto una grande voglia, una grande determinazione di tutti, anche chi è subentrato, e questo è importante. Dispiace per il risultato, per i tifosi. Però ora ci prepariamo, ci abbiamo tutto il tempo per prepararci per le sorti del campionato. Sì. Ah, beh, questo è sicuramente diverso dagli altri, perché è una nuova società, un nuovo inizio di una nuova società, di un nuovo percorso, mi fa piacere, sono orgoglioso di farne parte, quindi sicuramente metterò a disposizione tutto il mio passato da giocatore e da quello che ho fatto a Catania. Voglio essere d'aiuto ai miei compagni, in campo, fuori dal campo, dare una mano, nei momenti di difficoltà mi auguro che ce ne siano pochi. E quindi è un nuovo percorso e mi auguro che tutto proceda per il verso giusto.